Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Nina Mouric, la bellissima modella disperata per la malattia del figlio, l'appello della modella. È una Nina Mouric palesemente in difficoltà quella che si è vista negli ultimi tempi. La showgirl infatti ha pubblicato una serie di messaggi di Instagram che hanno scosso il popolo del web ed i suoi fan, ed hanno sollevato una serie di interrogativi riguardo lo stato di salute della Mouric ed un suo possibile esaurimento nervoso. I post in questione riguardano l'ex compagno della Mouric, Fabrizio Corona ed il figlio Carlos, avuto proprio con il re dei paparazzi. Nina Mouric: le pesanti accuse contro Fabrizio Corona. Appunto, la modella ha infatti duramente attaccato Corona in una serie di Instagram stories che hanno lasciato i fan della Mouric sconcertati. Nelle stories, infatti, Nina Mouric chiede aiuto ai propri followers per denunciare l'ex compagno, che definisce degno del carcere. Inoltre, la modella ha rivelato che il figlio avuto con Corona, Carlos, soffre di psicosi e che attualmente sembra abbia interrotto la sua terapia. Da madre mi vergogno di fare questo appello. Carlos soffre di psicosi transitoria, acuta. Deve essere curato. Non ha il telefono e nessuno mi risponde dalla parte paterna. Se non prende i farmaci accorciati con l'analisi comportamentale cognitiva sarà la sua fine. Vi prego aiutatemi, mio figlio ha bisogno. Ha scritto Nina Mouric, disperata, ed in evidente stato di confusione ed agitazione, chiedendo aiuto ai suoi fan. I post della modella sono continuati con una serie di invettive rivolte proprio a Fabrizio Corona. Nina Mouric è addirittura arrivata a chiedere ai fan di denunciare l'ex compagno e di fare sì che questi ritorni in carcere. È evidente che dietro le parole disperate di Nina Mouric ci sia uno stato di forte agitazione e confusione, ma ciò non toglie che le pesanti accuse lanciate a Fabrizio Corona hanno sconvolto i fan della modella. Del resto, una evidente agitazione interiore la Mouric l'aveva già palesata durante l'intervista concessa a Silvia Toffanin. Nel salotto della presentatrice, infatti, Nina Mouric ha più volte dato l'impressione di apparire confusa, quasi assente, tanto che la Toffanin le avrebbe più volte chiesto se se la sentisse di continuare l'intervista. La modella ha poi affermato di sentirsi oppressa e quasi sottoposta ad un interrogatorio, ma la padrona di casa ha cercato di metterla a suo agio affermando che era liberissima di scegliere se rispondere o meno alle sue domande. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.